Sì, questo è il metodo definitivo per gli shiny. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Vapor e siamo sempre qui su Pokémon Violetto. Dopo il video su come trovare gli shiny nelle comparse massicce che vi invito a recuperare, oggi vi faccio vedere come far spawnare la comparsa massiccia che vogliamo noi. Sì, perché tramite un procedimento potremo manipolare lo spawn delle comparse massicce. La primissima cosa da fare è scegliere un Pokémon che vogliamo shiny. Una volta fatto, potete controllare se effettivamente ne può uscire la comparsa massiccia nel sito che vi lascio in descrizione. Sarete tranquilli perché ci sono veramente quasi tutti i Pokémon, mancano solo qualche forma evoluta, ma proprio il 99% c'è. E questo è il sito che troverete in descrizione, è Serebii, quindi uno dei più famosi. Andiamo a scegliere il Pokémon che vogliamo shiny. Personalmente non ho mai visto una comparsa massiccia di Larvesta oppure Volcarona, quindi andremo a fare proprio quella. Bene, una volta scelto il Pokémon non ci resta che andare sul nostro Pokédex e andare a controllare dove spawna quel determinato Pokémon. In questo caso Volcarona non spawna in cattività da nessuna parte, se non magari nell'area zero, quindi andremo per Larvesta. Ecco il nostro Larvesta, vediamo l'habitat di questo Pokémon e vediamo che è in questa zona qui, quindi sulla sinistra della mappa, precisamente nella zona del deserto. Una volta tratta questa informazione, voliamo proprio in quella zona. Eccoci qua, il deserto Alazar, dove possiamo incontrare appunto i Larvesta. E qui una cosa che vi consiglio è mettervi proprio vicino al Pokémon di cui vorreste la comparsa massiccia. Eccolo qua, una volta trovato il nostro esempio, apriamo la mappa e piazziamoci più o meno con questo zoom in cui vediamo tutto il deserto e andremo ad effettuare vari reset. Andando infatti nelle impostazioni di sistema possiamo andare tutto giù su sistema, su data e ora, togliere la sincronizzazione dell'orologio tramite internet e andare a spostare in avanti di un giorno. Diamo l'ok e torniamo nel gioco. Vedremo che gli spawn sono stati modificati e guardate un po' cosa è spawnato: la comparsa massiccia di Donphan. Che significa questo? Significa che la zona in cui mi trovo col mio personaggio influenza lo spawn delle comparse massicce. È stato un caso che al primo tentativo sia capitato direttamente Donphan. Potrebbe non capitare, potrebbe capitare Larvesta al secondo come al ventesimo. Però vi assicuro che essendo nella zona le probabilità che spawnino sono sicuramente più alte. Quindi andiamo ad effettuare un po' di reset per vedere cosa esce. Altro consiglio: quando resettate non andate a muovere la mappa in giro per vedere cosa c'è, per se volete fare una cosa veloce, perché in questo caso Larvesta spawna solo qui, quindi la comparsa massiccia spawnerebbe solo qui. Ma anche qualora spawnasse da altre parti, dato che noi siamo in questo punto, molto probabile che spawni qui. Quindi andiamo semplicemente a vedere la mappa com'è e a resettare nuovamente. Ecco qua, il decimo reset è uscito nuovamente Donphan. Andiamo avanti finché non uscirà Larvesta. Ed eccoci qua ragazzi, siamo sui 20-25 reset, che con questo metodo si fanno in circa 10-15 secondi l'uno, quindi ci è voluto veramente giusto un paio di minuti per trovare la comparsa massiccia di, guardate un po', Larvesta. Andiamo a vedere com'è la zona. Ed eccoci in zona, i messaggi delle comparse massicce continueranno ancora per un po' ad alternarsi, ma noi abbiamo la nostra comparsa massiccia di Larvesta qui presente. Comparsa massiccia, l'ho già detto, comparsa massiccia! Cosa facciamo adesso? Intanto andiamo a disattivare il salvataggio automatico, applichiamo le modifiche e mettiamo un salvataggio manuale. Una volta fatto questo andremo a incrementare probabilità di trovare un Pokémon shiny. Come si fa? Dobbiamo semplicemente mandare il nostro Pokémon con la funzione di lotta automatica e sconfiggere 60 Larvesta. Non vi preoccupate se tra i Larvesta magari capita di sconfiggere anche un altro Pokémon, non è assolutamente un problema, tanto questa non è una vera e propria catena, dobbiamo semplicemente sconfiggerne 60. Trentesimo Larvesta. Ah, non vi preoccupate se dice ogni tanto che i Larvesta stanno diminuendo, stanno scomparendo. È un messaggio normale e potete farne tranquillamente 60 o 65 addirittura per sicurezza. Ed ecco qua, una volta fatti i 60 Larvesta, andiamo a mettere un altro salvataggio manuale. È tempo di un panino, infatti dobbiamo aumentare le probabilità di trovare il nostro shiny. Per le ricette, ragazzi, vi lascio nelle schede il video che ho fatto con tutte le ricette, che sono formidabili, quindi mi raccomando, seguite quelle. La ricetta, dunque, per il panino di tipo fuoco è questa qua. Andiamo a crearlo e come al solito la parte sopra del panino la buttiamo. Ed ecco i nostri poteri cromatici, titolo e incontri, quindi siamo pronti per shinyantare questo Larvesta. Adesso cosa dobbiamo fare? Semplicemente togliere il picnic
e dare un'occhiata un po' in giro. Vediamo se c'è già uscito qualche shiny. Vediamo un po', questi d'Arvesta mi sembrano tutti normali. Sono decisamente tutti normali, quindi andiamo a ripiazzare il nostro picnic, così che tutti i Pokémon despawnino e semplicemente spammiamo Y per chiuderlo il prima possibile e farli respawnare nuovamente. Con questo metodo, ragazzi, farete in maniera velocissima, potrete controllare se ogni larvesta è shiny e se non ce n'è nemmeno uno potete rifare il picnic e quindi resettare nuovamente, cosa che andremo a fare proprio adesso. In questo modo la comparsa massiccia non svanirà mai, perché voi non state sconfiggendo i larvesta, quindi non finiranno praticamente, e potrete continuare a refresharli all'infinito finché non finisce il panino, finché ne avete voglia. Unica cosa, attenzione all'orario della Switch, perché se per sbaglio vi passa la mezzanotte o state giocando a ridosso della mezzanotte, tutte le comparse massicce svaniranno. Quindi andiamo a fare qualche reset e vediamo di trovarlo shiny questo larvesta. Ah, una cosa che non ho detto è che larvesta è un coleottero fuoco e io ho fatto il panino fuoco, ma non c'è un motivo, semplicemente fatto quello, potevo fare tranquillamente anche quello coleottero, quindi non importa se è un Pokémon di doppio tipo o fate quello di un tipo oppure quello di un altro, non ha alcuna differenza. Un altro metodo per resettare la comparsa massiccia, che è utile soprattutto quando siamo in zone acquatiche, è quello di allontanarsi semplicemente e poi riavvicinarsi. Questo farà refreshare nuovamente lo spawn dei Pokémon. Ed ecco qua la potenza di questo metodo, ragazzi. 28 minuti rimanenti col panino e abbiamo già trovato uno shiny. Neanche 2 minuti. Tra l'altro, piccola chicca per riconoscere gli shiny che sono più difficili da riconoscere. In questo caso l'Arvest è molto facile, però ho fatto uno shiny hunting di Tandemaus ed è stato un delirio. Potete mandare con la funzione di lotta automatica il Pokémon a lottare con lo shiny. Vedrete che non lo ucciderà, quindi potrete provarci quante volte volete, ma lui si rifiuterà proprio di attaccare lo shiny. E invece con gli altri Pokémon normali vedete che tranquillamente li manda KO, ma non scappare via, adesso ti catturo. Direi di catturarlo con la rete ball adatta a coleotteri anche. E quindi ecco la dimostrazione che le comparse massicce non sono del tutto casuali. Ma essendo nella zona in cui vogliamo farne spawnare una, magari anche vicino al Pokémon che vogliamo, c'è più probabilità appunto che spawni quello desiderato. Fatemi sapere qua sotto nei commenti quale sarà il primissimo Pokémon che andrete a catturare con questo metodo. Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like, nel commentino sapete già cosa scrivere e io vi saluto. Ci vediamo al prossimo video, ciao!